dato il benvenuto a uno delle spine dorsali del paese, agli artigiani, quelli che insieme ad altre categorie tengono in piedi un paese con fatica, con impegno. Benvenuti soprattutto in questa specie di cattedrale nel deserto, posso permettermi di dire questo, che noi non vorrei che fosse una cattedrale nel deserto, ma ci fossero parecchi luoghi come questi che fanno aggregazione, cercano di trasmettere una passione. Poi ti facciamo un giro di tutti gli spazi. Che a loro volta dai fondatori è stata trasmessa dai loro genitori, nel campo di Giorgio, di suo fratello e dal padre. E... sì, arrivo, solo con l'auspicio che possiate fare un passo in avanti, che possa diventare un luogo di formazione, una formazione soprattutto culturale e mentale, perché mi sembra che il problema vero, oltre a quello della mancanza di manodopera, questo me lo potrà dire il diretto interessato, la mancanza di gente che si avvicina al lavoro, c'è secondo me una deriva è pericolosa, una deriva che è fatta di mancanza di cultura, non leggiamo più, non ci confrontiamo più. Passiamo, scusate, detto anch'io, ma sono assolutamente estraneo al mondo dei social, non riusciamo più a portare la cultura nelle nostre azioni, la conoscenza nelle nostre azioni. Siamo purtroppo sempre tutti più impegnati a guardare delle immagini, a commentare con un semplice pollice verso o verso l'alto. Una semplice frase, uno slogan, e questo purtroppo è un fatto culturale che credo, spero, io faccio tagliarmi, ma pagheremo negli anni futuri. Ecco, quindi oltre al ringraziare ancora, a farmi in bocca al lupo, a invitarvi a continuare a lavorare in questa direzione, vi ringrazio e vi auguro una buona serata.